Allora, Filippo, dopo due grandi vittorie con Trento e Civitanova, no, magari sembrava questa una sfida più facile, invece in Superlega non esistono partite facili. Siena ce l'ha confermato, bravi noi, dico io, a portare a casa i tre punti. Sì, ci sono tante squadre che vogliono metterci in difficoltà, e stasera Siena è arrivata con la mentalità giusta, quella di non mollare nessun tipo di pallone e di provare a correre più veloce di noi. Sono stati bravi secondo me nel primo set, perché nonostante il divario che aumentava e continuava ad aumentare, sono stati bravi a riprenderli e a crederci fino in fondo. Quella fiducia, quella insomma, speranza di vincere quel set ci ha portato a vincere gli altri e a portare a casa questi tre punti importantissimi. È stato il terzo set la chiave della partita, questo lunghissimo terzo set, come hai detto te? È stato sì, sicuramente è stato un set importante, perché sappiamo che ogni punto è importante, e lì ovviamente determinante Bata che ha messo segno dei punti importantissimi, e la squadra che è riuscita nel momento difficile a tirar fuori le sue qualità migliori, quindi tanta roba ragazzi. Un'ultima cosa, fra una settimana avremo qui Modena, io penso che sia ancora presto, giusto per pensarci, mercoledì abbiamo una trasferta assolutamente impegnativa, lontana, contro un'ottima squadra come Vibo, bisogna andarci con la testa giusta e libera, vero Filippo? Sì, è più importante quella di Vibo, perché è fuori, è in trasferta e Vibo non gioca male, anzi. E io nel passato ho sempre avuto molte difficoltà di ambientare il nostro gioco nella palestra di Vibo, quindi non sottovalutarla, anche perché i big match sono capaci un po' tutti a giocarli, sono le grandi attese e quelli che tutti aspettano. Invece le partite così sono difficili, perché ci vuole energia doppia. Grazie Filippo. Grazie a voi.